Allora, vi presento intanto in breve il programma del pomeriggio. Avremo l'intervento di Sara Bin, la quale ci aiuterà a ragionare di crisi ambientali e diseguaglianze utilizzando la lente della geografa. Sara Bin è dottore di ricerca in geografia, lavora a Fondazione Fontana e docente a contratto all'Università di Padova, appunto in materia geografica, dunque crisi ambientali e diseguaglianze. Ad essa seguirà poi l'intervento di Laura Greco, presidente dell'Associazione a Sud, la quale si focalizzerà soprattutto sul vasto e articolato ambito dei conflitti ambientali. E chiuderemo, ultimo ma non ultimo per importanza, con l'intervento di Paolo Lima e Valentina Angeli, focalizzato su cambiamenti globali e comunicazione. Paolo Lima è giornalista, è comunicatore ambientale, educomunicatore, come preferisce forse definirsi, quindi ci soffermeremo in particolare su questo tema, sull'educare, sul comunicare, che è argomento che ci ha accompagnati dall'inizio di questa mattinata. Do quindi la parola a Sara Bin. Grazie, grazie mille. Grazie Silvia, grazie anche alla vostra presenza qui. Devo dire che sono molto contenta di aver preso il microfono adesso. Le due non sono un orario certo che facilita, ecco, questo tipo di lavoro per me, per voi, per tutti quanti, insomma. Però me lo facilita il lavoro che hanno fatto i colleghi amici di stamattina, che hanno parlato, che mi hanno anticipato, che hanno introdotto delle questioni. E ci hanno un po' provocati su alcuni elementi chiave, alcuni talmente ancorati nel nostro DNA e della nostra mappa, no? Nelle nostre geografie interne, che immagino lo è per me, ma immagino anche per voi, insomma, sia difficile anche da ricomprendere, no? Dentro le nostre prassi, quelle più quotidiane, ma che sono stati illuminanti, cioè ci hanno consentito davvero di, come dire, guardare con altri occhi. Si è parlato di parole e di immaginari. Ecco, la parola immaginario, la parola narrazione, per noi geografi sono fondamentali. Probabilmente direte, ma in che senso? Ma voi non vi occupate di quelle cose certe, quelle geografie certe, non certo dei fiori, come ricordate il Piccolo Principe, no? Geografi mica si occupano dei fiori, i fiori sono effimeri. Voi vi occupate delle cose eterne, no? Quelle che durano nel tempo, quelle che possiamo cartografare. Beh, forse qualche geografo ottocentesco e del primo novecento, insomma, oggi le geografie, soprattutto le geografie critiche, si occupano dei fiori. Si occupano quindi delle cose effimere e degli immaginari, perché noi costruiamo le nostre geografie a partire dalla nostra immaginazione e dagli immaginari del mondo, che sono veicolati, non a caso questa sessione chiude con l'informazione e la comunicazione, perché sono le parole che costruiscono i mondi, e queste parole costruiscono i nostri immaginari, attraverso i quali noi poi agiamo, e costruiamo la nostra relazione. Allora, questa è una carta della Stima, è stata pubblicata da un geografo su CyberGeo, che è una rivista francese, 2012, stima dei livelli di esposizione ai rischi ambientali, no? La stima, si parla di rischio, non stiamo a dar definizioni. Ci sono delle, guardate il rosso e il giallo. Il rosso comprende gli Stati Uniti, che noi non abbiamo assolutamente considerato, per esempio, comprende anche l'Italia. Qualcuno di noi l'ha qualcuno ha messo la Campania, ma anche Padova. Guardate anche il giallo, cioè gli stati che sono colorati in giallo. Il rosso è il very high level e il giallo invece è high level. Quindi giallo e rosso. Allora, ci sono delle aree sulle quali noi ci siamo proprio, no? Cioè il nostro immaginario è lì. Ed effettivamente è confermato dai dati, è confermato la cartografia, qui ce lo mette ben in evidenza. Poi c'è quell'altro aspetto che invece la nostra cartografia ci mette ben in evidenza, che noi non abbiamo, va un po' nella direzione di quello che ci dicevamo stamattina, no? Noi non abbiamo, pur stando dentro, lo sappiamo, delle crisi ambientali, climatiche, eccetera, non ne abbiamo una forte percezione.
E infatti il gioco, perché di gioco si trattava, no? Fatto così, un po' di pancia anche, no? Un po' con le nostre narrazioni, i nostri sentimenti, non ci ha portato in quegli stati che questa mattina sono stati definiti occidentali. Cioè abbiamo escluso Canada, Stati Uniti e l'Europa, quando invece lo sappiamo bene dai dati che abbiamo visto, insomma, come invece questa questione della crisi ambientale sia invece una crisi globale. Ma non solo perché ci sono delle interazioni globali, ma perché proprio ogni realtà territoriale vive delle crisi ambientali diverse. Guardate qui, anche la carta, dopo lo vedremo bene con Laura, no? La questione dei conflitti ambientali e della giustizia ambientale. Anche questa carta qui ci rivela una parte della nostra cartografia, ma ci mette in luce, guardate l'Europa, guardate il Nord America, il Canada e gli Stati Uniti, sono punteggiati di conflittualità ambientali. E questa è la carta della vulnerabilità, che è un qualcosa di diverso, no? Cioè siamo tutti esposti, diciamo così, a delle crisi ambientali più o meno percepite, più o meno evidenti, ma se guardiamo, no, la vulnerabilità, cioè quel criterio anche quasi matematico, anche difficile da definire, no? Che ci dice quanto poi quel paese è capace anche, no, di riprendersi, di riprogettarsi, di ricostruirsi, no, attraverso nuove logiche, e quanto invece ha di essere abbattuto, sradicato. Molto forte l'immagine che faceva vedere Roberto Barbiero stamattina, no, dell'albero, poi la riprendo, no, che non si è sradicato, si è spezzato, ma è rimasto, le radici sono rimaste a terra. A volte in contesti fortemente vulnerabili quell'albero si sradica, no? E non ha possibilità di rigerminare, no? Qui vedete che ci sono dei paesi, e questa è un'evidenza che abbiamo molto ben ancorata dentro la nostra cartografia, ci sono dei paesi che sono più vulnerabili di altri. E ce ne sono altri, guardate, sono i viola, i fucsia, che sono quelli esattamente dove noi abbiamo posto i nostri post-it, no? Cioè dove abbiamo la vulnerabilità fa sì che si stiano anche sradicando dalla carta, mentre ce ne sono altri dove le crisi ambientali sono forti, sono importanti, ma la vulnerabilità è inferiore. Quindi significa che quei paesi hanno una maggiore capacità di, come dire, ricollocare, riposizionare la crisi dentro il proprio sistema riproduttivo, dentro il sistema di riproduzione territoriale nel quale si sviluppano. E infatti quelli, non a caso, quelli meno vulnerabili, questa è un'altra carta, ma è semplicemente funzionale per i discorsi che stiamo un po' introducendo, no, del reddito, dei redditi, dell'income, sono esattamente quei, potremmo dire, quei paesi occidentali, no, che abbiamo nominato stamattina, no, che abbiamo chiamato in causa, no, quel mondo che per tutta una serie di condizioni è più abile, diciamo, per capacità comunicativa, informativa, tecnologica, è capace di rispondere alla crisi ambientale in un determinato modo. Poi c'è tutto il nostro mondo, insomma, quello più vulnerabile, legato appunto a questa carta, no, che un po' mi rivela dove stanno le grandi povertà. Quindi quello che ne viene fuori, così in maniera anche molto semplice, semplicistica mi verrebbe da dire, no, è che nei confronti di questa, l'abbiamo chiamata questione ambientale, crisi ambientale, ci sono delle forti disuguaglianze. E da qui nasce un po', no, l'idea di provare a riflettere geograficamente su come rileggere, no? Cioè stamattina le provocazioni sono state tante, no? Cioè come provare a rileggere queste disuguaglianze, sapendo che allora la crisi è globalizzata, ma questo cosa significa?
Allora, parliamo di un contesto globale e globalizzato in cui però ancora le nostre categorie semantiche sono quelle dei nord e dei sud, dell'occidente e del non occidente. Allora, perché parliamo di globalizzazione? Cioè, da geografa dico, forse abbiamo sbagliato i termini, forse non è così che dobbiamo esprimerci, perché se effettivamente siamo globalizzati non dovremmo aver bisogno di categorie geografiche legate ai punti cardinali, che ci dicano, che ci diano indicazione, no? Bellissimo questo movimento del, ecco, traduce un po' anche la vulnerabilità delle questioni che vi porto, anche perché comincerò con tutta una serie di domande, perché non ho grandi risposte. I colleghi stamattina mi hanno rassicurato perché loro avevano molte risposte invece, anche a delle incertezze mie, quindi ve le trasferisco. Allora, ve le trasferisco anche perché poi c'è un bisogno pratico, un bisogno di raccogliere questo seminario, no? Questi semi che sono stati gettati dentro un documento, che è la carta di Trento, quella che voi tenete tra le mani e quella che è stata rielaborata dello scorso seminario, no? Quindi per me c'è anche un bisogno, per noi c'è anche un bisogno di provare, no? Questi discorsi, a ricollocarli dentro un testo che è fatto di parole. E ce l'ha detto ben Fanacken stamattina, cioè abbiamo bisogno di anche nuove parole per dire, no? Di nuovi universi semantici per dirci le cose, perché le criticità le abbiamo rilevate, cioè le rileviamo nel nostro lavoro quotidiano, nella nostra vita, no? di tutti i giorni, no? Al di là del grande pensiero scientifico, no? Allora, proverò adesso a questionare, proprio nel senso dell'interrogarmi insieme a voi, seguendo un po' quello schema, per praticità in realtà, perché poi ci metterò dentro un po' i contenuti, lo schema della carta di Trento che voi tenete in mano, no? Che è fatta di pensiero, è fatta di problematiche, è fatta di strategie d'azione ed è fatta di questioni, cioè di domande, che sono poi quelle più interessanti in realtà, no? Perché se ci diciamo il mondo è così, abbiamo finito il lavoro, non ci serve più domani mattina no, ma lunedì, insomma, tornare sui banchi, tornare in aula o tornare. Allora, il pensiero qual è? Il pensiero, uno è dei pensieri, quindi guardate, è proprio l'esito di scelte anche molto arbitrarie che vanno nella direzione di alcuni pensieri e che vorrebbero inglobarne altri, quindi è una proposta. Allora, le crisi ambientali aumentano le disuguaglianze? Questa è la prima questione, che insomma raccoglie un po' queste considerazioni. Allora, è emerso anche, no, nelle riflessioni stamattina. Sembra quasi che il processo di globalizzazione, in realtà, più che facilitare la relazione, cosa che sembra essere andata in crisi, facilita l'azione drenante da parte di attori forti, in termini di che cosa? In termini di popolazione, in termini di capitale, in termini di materie prime, nei confronti degli attori deboli. E uso qui due concetti, c'è un concetto sociologico, no? Quello di attore sociale, che in geografia è fondamentale perché è quello che agisce geograficamente, agisce territorialmente, cioè ognuno di noi. Quindi attori forti, attori deboli, attori forti a detrimento degli attori deboli. E gli attori forti sono forti non solo perché hanno tecnologia a disposizione, sono forti perché utilizzano meccanismi di controllo sociale che passano attraverso l'informazione e la comunicazione. E sono potentissimi, tanto che usiamo le categorie geografiche, quelle più standard, no? I sud parlano i nostri linguaggi. Cioè questo processo di occidentalizzazione del mondo, no? Passa proprio attraverso questa capacità informativa potentissima. E poi sono potentissimi in termini di innovazione e di capacità di piazzarla l'innovazione. Perché non è che l'India e l'Iran siano meno innovativi dal punto di vista creativo, ma hanno meno forza informativa e comunicativa per far breccia nel mondo, no? E questo meccanismo di dominio, dominato, oppressore, si sarebbe detto in altri tempi, no? È costitutivo della riproduzione del sistema globale, cioè serve questo meccanismo, in questo momento, per mantenere il sistema così com'è. È solo che spalmato su un reticolato globalizzato, dove se fino a poco tempo fa, no, i centri direzionali erano ben identificabili, adesso troviamo i centri direzionali, i centri di potere più effimeri, meno facilmente localizzabili sul planisfero.
Quindi i centri direzionali sono plurali, stanno in molti luoghi, come pure le periferie stanno in molti luoghi, cioè centri e periferie, questo binomio che era molto caro, no, a una geografia degli anni 70-80 e che adesso sta ritornando, no, in auge, si mostrano oggi dentro questo contesto di relazioni globalizzate in maniera diffusa, cioè questo centro-periferia si spazializza in maniera differenziata, ovunque. Quindi è difficile identificare un centro e una periferia, anche perché sono geografie mobili. I centri si spostano, le periferie nei centri, e si confondono anche. Quindi questa spazialità differenziale connota proprio, no, il nostro attuale mondo, no, costruito proprio su una pluralità di flussi. E quindi anche in un contesto globalizzato, qui è una considerazione ma da mettere, come si dice, a setaccio, no? Non ci sono crisi ambientali localizzate. E il cambiamento climatico un po' ce lo sta a dimostrare, no? Cioè ci sono cose che accadono in alcuni luoghi e che hanno delle ripercussioni attraverso filiere, attraverso meccanismi produttivi, eccetera, hanno ripercussioni dall'altra parte. La carta che mostrava Barbiero stamattina, no, dei luoghi di produzione e di consumo, ci parla di queste spazializzazioni diffuse della problematica ambientale, no? E dicevo, si tratta appunto di reti di luoghi tra loro imbricati, perché si fa veramente fatica a localizzarli, anche se noi abbiamo un innato bisogno di localizzare, di radicare. In relazioni, cioè questi flussi, no, che noi vediamo, sono caratterizzati da relazioni profondamente asimmetriche, che sono poi quelle generatrici di delle forti disuguaglianze, di disuguaglianze complesse, che non sono mai lineari, cioè sei povero e quindi hai meno, sei ricco e quindi hai di più, no? Cioè questa linearità, questa causalità lineare, insomma, è saltata, non ci spiega più nulla, insomma. Allora, questo un po' la partenza. Allora proviamo a problematizzare, perché a me piacerebbe, nel pochissimo tempo, perché non voglio che sia una lezione di geografia dei processi territoriali, lungi da me, ma dare un po' un input, no, su questa riflessione interessante che è venuta fuori stamattina, che non era, come dire, preparata, però è stato bellissimo quando a noi hanno mandato le sintesi, no, delle varie presentazioni. Insomma, ho trovato molto rincuorante, perché ho detto, dai, bene, cioè pur nella nostra diversità ci stiamo un po' interrogando su questo meccanismo, no? Uomo, società, ambiente, natura, uomo versus natura, uomo, ambiente, società, ambiente, cioè su questa questione della separazione dentro la quale noi stiamo, no? E facciamo fatica a capire quegli spunti, quegli stimoli provocatori, no, di Mauro stamattina, che ci dice, ma cioè, dovremmo riprenderci in mano alcune cose dalle quali, e appunto faceva riferimento, no, a tutti gli elementi naturali, ambientali, dai quali la nostra storia, soprattutto quella dell'ultimo secolo, insomma, ci ha separato sempre di più. Geograficamente, qualcuno dice, Alberto Magnaghi, non so se qualcuno l'ha mai, è un urbanista in realtà, però ha scritto un libro molto interessante nel 2000, Il progetto locale, in cui all'inizio dice, riprendiamoci una relazione carnale, lui dice, col territorio, con la terra, no? E voleva un po' ricomprendere quella questione che Mauro Fanaken, sulla quale ci stimolava stamattina, no? Cioè questo ambiente natura, dove sta rispetto a me? È la visione del pianeta visto da fuori, è sempre un esterno o un qualcosa che io cerco di esternalizzare attraverso tutta una serie di meccanismi di controllo, o è un qualcosa che è già incorporato? Quindi fondamentalmente noi diremo, ma neppure esiste di per sé. Cioè non c'è una natura che esiste a prescindere da me, a prescindere dal mio gruppo sociale, umano, al quale appartengo. Essa esiste in funzione del significato che io le attribuisco. Cosa che poi ci porta al conflitto ambientale, o a un conflitto che, tra virgolette, è ambientale, a un conflitto perché ci sono mappe di significato, cioè sulla stessa risorsa, sullo stesso elemento, ci sono attribuzioni di significati diversi.
Allora, la proposta è che di provare a riconsiderare le crisi ambientali non come qualcosa di separato da me, ma come parte del processo di produzione territoriale, cioè come se la crisi, chiamiamola ambientale per comodità di intenti in questo momento, funzioni da elemento che viene reincorporato all'interno del meccanismo di riproduzione sociale, quindi che serve alle società, quindi ai territori, per continuare ad esistere, per sopravvivere. Perché? Perché c'è un'intima relazione tra i progetti sociali e la gestione dei fattori, l'ho virgolettato, insomma, questo naturali, no? Limitanti, perché sono sempre visti come limitanti, nel senso che io li devo controllare, cioè tutta la storia in realtà della territorializzazione, quindi della trasformazione della natura in qualcosa d'altro, è un tentativo continuo di, come dire, tenere a bada quella relazione deterministica con la natura. Cioè tutta la storia dell'umanità è una storia di controllo della natura a servizio, no, del proprio progetto sociale, del proprio... Ho 5 minuti, ma dai, ma la prima parte non dovevi... Scherzo, dai. Sarò brava e cercherò, insomma, di andare al dunque della proposta, no? Quindi la domanda è: come questi processi di degradazione, di crisi, eccetera, si riflettono sulle condizioni e sulle possibilità di attuazione dei progetti sociali di trasformazione, cioè sulle strategie progettuali di costruzione di territori, perché noi viviamo il territorio, non è che abitiamo la natura, cioè noi abitiamo una natura antropizzata. Tanto che qualcuno dice, cioè non esiste una natura incontaminata che sta da un'altra parte, perché la natura esiste in funzione del mio riconoscimento, di mio, non mio di Sara, ma mio, del gruppo sociale umano al quale appartengo, no? Si struttura e nasce su quello, non esiste, non è una datità, ecco, cioè non è un'emanazione divina, no? Cioè io la nobilito, la faccio diventare qualcosa sulla base del significato che io le attribuisco, no? Ed è chiaro che sono due visioni diverse, no? Quella a cui noi siamo abituati è quella di una crisi ambientale che è un qualcosa di diverso dal mio che ostacola il mio processo di trasformazione territoriale, no? Un qualcosa un po' quello che l'approccio ecologico, insomma, ci ha abituato, mentre l'approccio, diciamo, geografico, socio-territoriale, ci porta a leggere appunto la crisi ambientale dentro un processo di trasformazione territoriale. No, sono tornata indietro, scusate. È così. Ok. Quindi l'uno lo saltiamo, no? Cioè ne abbiamo discusso anche stamattina, no? Cioè di questo modo di non è che l'uno escluda l'altro, cioè non è che sto demonizzando l'uno per dire è l'altro che funziona, no, assolutamente. Cioè sono due approcci che necessitano di contaminazione, cioè dobbiamo ascoltarci, no? Dobbiamo parlarci delle questioni, no? Questo è quello dove siamo ora, cioè cioè trattiamo e in parte anche funziona, no? Cioè la crisi ambientale riletta dentro la tesi della vulnerabilità, no? Siamo dentro la scuola della human ecology, dell'hazards research, dove la crisi ambientale diventa un detonatore per una situazione già compromessa, precondizione della rilevanza delle conseguenze della crisi ambientale. Come rispondo a questa crisi ambientale? Neutralizzandone gli effetti, abbiamo visto anche qualche esempio, no? L'accettazione degli effetti, la riduzione delle conseguenze, cambiamenti d'uso, pensiamo alla desertificazione, no? Ed eventuali cambiamenti d'uso di quegli spazi. La risoluzione della crisi che cos'è? Spesso la combinazione di queste quattro procedure, insomma. Vado avanti. Ed è una, diciamo così, se vogliamo, come dire, raccoglierla, no, attorno ad una semplificazione, il mio approccio ecologico mette uomo e ambiente in una relazione binaria. C'è l'uomo e c'è l'ambiente, semplificando. Una prospettiva che include, vedete, un nuovo elemento, cioè la prospettiva territoriale, include quella relazione binaria società-ambiente dentro un prodotto, che è il territorio, che siamo noi. Cioè che è il nostro modo di, come dire, antropizzare quell'esterno, quella esternalità,
che è l'ambiente e che viene reincluso all'interno del proprio processo di riproduzione. Con quale assunto teorico? Che l'uomo si riproduca territorialmente. Cioè che questa sia la via attraverso la quale le società riproducono se stesse, cioè producendo, usando, trasformando territorio. Dove la natura, certo che c'è, è la materialità prima, no? Ma è una materialità prima che non è un qualcosa di diverso, di separato, non esiste la natura originaria, incontaminata, vergine. E quindi un qualcos'altro che io colonizzo. È già di per sé antropizzata nel momento in cui io quella natura la funzionalizzo per un determinato scopo, che è la costruzione della mia struttura territoriale, del mio territorio. E quindi dicevo, cerco di stringere, ok. Quindi la crisi ambientale viene vista, possiamo leggerla attraverso tutta una serie di soglie, sulle quali anche noi, vedete, sono soglie dalla soglia dalla crisi elementare alla crisi funzionale alla crisi strutturale, che è quella che raramente accade, no? Cioè quindi la scomparsa del territorio. Cioè le crisi che noi conosciamo, le crisi ambientali diciamo che conosciamo, stanno sui primi due livelli, quello elementare e quello funzionale. Elementare quando intacca in maniera, chiamiamola superficiale, proprio la superficie, ma non mi trasforma, come dire, la vocazione funzionale di quel determinato territorio. Diventa funzionale quando va in crisi proprio la struttura. Penso, non so, a un perimetro irriguo o ad una, come dire, a un territorio che si costruisce attorno a una diga o a una città, eccetera. No? Cioè quando, non so, un terremoto che mette in crisi, o altre, cioè tutte le crisi che voi avete messo in evidenza qui, adesso non le ho lette tutte, ma insomma posso immaginare che stanno tra il primo e il secondo livello di crisi, no? Soprattutto sono crisi funzionali, cioè crisi dove va in tilt, diciamo così, un po' la struttura territoriale, e qui sì entra in gioco la questione della vulnerabilità. Perché qui la risposta a quella crisi dipende dal mio livello, dalla mia capacità di gestire, attraverso tutta una serie di meccanismi, la vulnerabilità. E accade che si è incapace, cioè che la comunità vittima, tra virgolette, della crisi sia incapace di reazione, ma può essere anche che quella comunità, sulla base di tutto un sapere, parlava Fanaken stamattina, dei saperi delle comunità basiche, sappia reinventare nuove condizioni e quindi anche rifunzionalizzarsi, no? attraverso nuove logiche strutturali. Allora, come agire su una condizione di vulnerabilità dove tutti siamo vulnerabili o non ancora vulnerabili, no? In quel contesto di crisi ambientale globalizzata, no? Riquadro a destra, no? Aumentando l'organizzazione, cioè attraverso pratiche ingegneristiche, dalle più, come dire, soft alle più importanti. Ne abbiamo visto un esempio bello, no? Della tesi fatta in Cile, mi pare, Massimo, che dicevi. Ecco, l'aumento dell'energia mobilitata, quindi in termini di progettualità, l'aumento del lavoro sociale. Per far che cosa? Per far sì che quella soglia, no? Dove c'era la crisi elementare e funzionale, si sollevi. E questo cosa mi porta? Mi porta a una riduzione della fragilità, sicuramente, della vulnerabilità. Mi porta anche ad aumentare la mia capacità di resilienza. In alcuni casi però può anche diventare, e questo è il rischio, no? Eccesso di irrigidimento. E la cooperazione si inserisce proprio in queste risposte, no? Alle crisi. Cioè i progetti a volte diventano vincolanti, tanto da generare nuove condizioni di vulnerabilità. Qualcuno faceva l'esempio stamattina del rifiuto in Brasile, forse, no? Era stato citato questo miglioramento delle condizioni di vita che ha portato in quella comunità ad un aumento della produzione, per esempio, dei rifiuti, che non era un elemento previsto dal progetto. Cosa fare allora? Partendo dal presupposto che ogni struttura, ogni territorio ha la sua visione, la sua visione di natura, no? Cioè quello di provare a considerare, quindi legittimare e riconoscere che nello stesso spazio coesistono molteplici strategie di produzione territoriale, attribuibili a diversi gruppi sociali.
che diversità di organizzazione significa anche diversità del peso della crisi ambientale, della questione ambientale per ognuno dei sistemi territoriali compresenti. Quindi diversità nel modo in cui la crisi agisce sui sistemi di riproduzione. Quindi la crisi ambientale è globale, sì, ma tutt'altro che universale, e la questione ambientale è tutt'altro che universale. Il problema è assolutamente relativo. Ecco, cosa fare? Intanto porsi proprio nell'ottica della struttura territoriale. Si leggevano i progetti stamattina e si diceva, ecco, cioè non si è tenuto conto di quanto, si parlava di ambiente, ma era proprio la struttura territoriale che non veniva compresa dentro il progetto. Si focalizza sulla questione, ma non si tiene conto di tutto ciò, perché si vede l'ambiente, tra virgolette, il contesto territoriale, qui l'uso dei termini, non ci focalizziamo sul linguaggio della geograficità, ma insomma c'è tutto quello che è quella materialità territoriale non è quasi mai compresa, no? Quindi l'idea è quella, ricomprendiamola, perché dal punto di vista geografico una struttura territoriale ha più probabilità di resistere alle crisi ambientali quando è radicata nella società, nella storia, nel progetto riproduttivo. Quindi anche nella costruzione delle relazioni di cooperazione è fondamentale tenere presente questa cosa qui, perché a volte si porta innovazione per risolvere la crisi e far fronte alla vulnerabilità che non viene ricompresa dentro il meccanismo di riproduzione sociale di quella comunità. E quindi fa difetto, no? Ecco, quindi lavoriamo sul radicamento sociale delle strutture territoriali, non sulla loro trasformazione o sradicamento, no? Cioè lasciamo che appunto la struttura territoriale funzioni come fattore di resistenza di fronte alla crisi, no? La metafora di quell'albero, no? Era l'altopiano di Asiago, non mi ricordo dove, Bosco, Val di Fiemme, ecco, che rimane, no? Cioè c'è una calamità, una crisi, c'è un qualcosa di mai compreso, no, nel nostro immaginario che si abbatte su quel luogo, quell'albero lì. Mi piaceva perché era metafora proprio di quello che sto dicendo ora, no? E Barbiero l'ha spiegato bene, non si è sradicato, si è spezzato. Ed è molto forte, no, sta cosa cioè quel radicamento, no, che è proprio nella radice dell'albero, che per me è radice, no, della struttura territoriale, che fa da come fattore di resistenza. Vi lascio con queste questioni aperte e chiudo, Silvia, davvero. Quindi, sono questioni davvero che mi stanno molto a cuore. Allora, considerando che non è possibile, no, costruire sequenze causali chiare e inequivocabili, no? Come fare quindi ad intervenire a livello operativo, no, dentro questa complessità? Misurare la crisi ambientale è difficile, anche se siamo scienziati preparati, abbiamo metodi, strumenti, eccetera, per farlo. Perché proprio per quella difficoltà, no, di ricomprendere i significati, come facciamo a misurarle, quelle differenze di significato? Non è automatico individuarle, le crisi ambientali. Qual è quindi l'interpretazione della crisi? Come fare? Su cosa incidere per non rappresentare più una crisi ambientale solo come una crisi, un natural hazard o qualcosa che ha a che fare con la natura, bensì elemento chiave del processo territoriale? Forse bisogna anche ricominciare a partire dalle immagini, dalle rappresentazioni delle crisi stesse, dal modo con cui le narro, perché attraverso la narrazione la costruisco la crisi, qui come altrove, quindi lancio la palla perché poi spero di raccogliere insomma alcune significative insomma risposte a questo. Grazie mille anche per l'esercizio iniziale. Grazie a Sara Bin, mi scuso, come dire, per avere un po' pressato, ma il mio ruolo è anche di tutela dei confini e della par condicio, diciamo così, di tempo di intervento dei relatori. La relazione di Sara Bin ha riportato al centro la questione del territorio e dei processi territoriali. Ci ha detto: l'uomo si riproduce e si trasforma nel territorio quale elemento mediatore tra l'ambiente in senso lato e il soggetto umano. Dunque è lì che dobbiamo andare a vedere come impattano le crisi ambientali e come sono, ci diceva Sara Bin, reincluse dentro questi processi di trasformazione. Ritengo che ci abbia anche offerto un lessico specifico attraverso cui ragionare, parlandoci di
crisi ambientali, ma quali crisi ambientali? Elementari, funzionali, strutturali? Ci ha parlato di attori forti e attori deboli da andare a individuare quando ci proponiamo di lavorare con le comunità o di leggere che cosa accade nelle comunità, in primo luogo la nostra. Ci ha parlato di reti di luoghi dove si confonde centro e periferia in una geografia nuova, così definita, e dunque in una spazialità diffusa. Ci ha parlato di nuove linee di diseguaglianza, di nuove frontiere che caratterizzano gli squilibri interni nei territori da andare a ritrovare. Ci ha parlato di vulnerabilità, riprendendo anche alcuni spunti introdotti stamattina da Roberto Barbiero, cioè di grado di esposizione dei territori alle crisi ambientali, nonché di resilienza, cioè di capacità di recupero, di ripresa dei territori attraversati dalle crisi. E in ultimo sottolineo quella tesi di fondo, quel presupposto che Sarabin ha dichiarato dicendo l'uomo si riproduce territorialmente. Tutta questa lettura poggia su questa tesi, cioè il territorio è in divenire fondamentalmente, non è qualcosa di definito, chiuso una volta per tutte, è aperto, dunque vulnerabile ma anche resiliente, cioè potenzialmente aperto all'intervento umano costruttivo e risolutivo qualora si profilino crisi anche, come dire, funzionali quando non strutturali.